Oggi è sabato 20 novembre 2021, vi parlo da Collodi, esattamente nella sala delle esposizioni del Parco di Pinocchio, dove si è conclusa da pochi minuti l'inaugurazione di una mostra, l'ennesima delle tantissime mostre dedicate a Pinocchio. Cade proprio nella giornata dell'infanzia e dell'adolescenza e quindi un giorno ovviamente imprescindibile dalla presenza di Pinocchio, che in tutto il mondo simboleggia l'immagine del bambino, anche se trasgressivo, ma poi con un lieto fine che lo riporta sui binari della correttezza di come si deve interpretare gli anni dell'adolescenza e dell'infanzia. Insieme a me c'è il presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, dottor Pierfrancesco Bernacchi, che di fronte a un pubblico foltissimo, pur nel rispetto delle normative Covid, ha inaugurato questa mostra che starà aperta per tutto il periodo delle festività natalizie, quindi un'occasione da non perdere per i nostri telespettatori che dovranno scegliere come trascorrere i tanti giorni di festa che ci aspettano nel mese di dicembre. Certamente importante per la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, perché si celebra appunto nella giornata dell'infanzia e dell'adolescenza, e Pinocchio nell'infanzia e nell'adolescenza è certamente un protagonista. Ho appena finito un'ora fa un lungo intervento che ho fatto ovviamente con gli strumenti che oggi la tecnica ci consente, cioè via web, proprio per un convegno internazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, dove si è unanimemente riconosciuto che Pinocchio ne è un protagonista, perché in tutte le varie civiltà che oggi nel mondo ci sono e soprattutto anche nelle varie religioni nel mondo, a partire da quella cattolica, a partire da quella musulmana, a partire dalle tante altre che conosciamo, Pinocchio comunque è accettato, Pinocchio è un protagonista, perché in fondo narra e rappresenta quel modello di vita di un bambino che scopre la vita e, pur facendo una serie di marachelle o così via, però riesce a capire, riesce a comprendere, cresce e diventa bambino. Quindi è una storia che ovviamente viene accolta in tutte quelle che sono le varie civiltà del mondo. Pensate che ad oggi abbiamo 530 progetti, abbiamo fatto proprio un censimento questa mattina, in cui Pinocchio appare nei vari paesi e nei 5 continenti. Molti sono in Europa, ma a partire dal Giappone, dalla Corea, dall'America del Sud, dall'America del Nord e così via, abbiamo tante manifestazioni che rappresentano appunto l'opera di Pinocchio. E oggi è un po', come posso dire, anche la sua giornata, perché in questo giorno si parla sempre di bambini, di diritti dei bambini e così via, e stiamo anche scoprendo che in fondo sta nascendo anche un nuovo modello di diritto connesso all'infanzia, perché anche i bambini hanno i loro diritti da rappresentare. Soprattutto scopriamo anche una cosa nuova, che mentre nella nostra storia della civiltà i genitori sono stati sempre protagonisti educando i bambini eccetera, oggi ci sono delle tecniche che sono apprese spesso prima e meglio dai bambini e che attraverso queste arrivano ai genitori. È un po' il mondo che si rovescia, ma in fondo è sempre un mondo in cui l'uomo di per sé resta e rimane il grande protagonista. Per il comune di Brescia, presenziato alla inaugurazione, Annalena Liori, che è assessore allo sviluppo economico. Magari qualcuno si chiederà cosa c'entra con Pinocchio, ma Pinocchio è una fonte inesauribile dal punto di vista della promozione del territorio, con queste continue iniziative che portano, come questa mattina, tantissimi visitatori ogni giorno a Collodi. Quindi lo sviluppo economico non può prescindere dalla presenza nel territorio del comune di Brescia di Pinocchio.
Sì, buongiorno. Sì, è vero, Pinocchio è un personaggio che coinvolge a 360 gradi tutti, bambini, adulti, arte, cultura, lavoro, quindi c'è un indotto intorno a Pinocchio che chiaramente si rivolge allo sviluppo economico. Come ho riferito anche prima, noi siamo in fase di attuazione di un piano operativo che ci consentirà di sviluppare un piano del commercio tale da poter rendere le attività anche nel centro del paesino di Collodi diciamo più agili e snelle. Ritengo che abbiamo un fiore all'occhiello, conosciuto in tutto il mondo, come riferiva anche il presidente della Fondazione Carlo Collodi, il professor Bernacchi. È un libro tradotto in oltre 280 lingue, quindi conosciuto veramente in tutto il mondo. Pinocchio dovrebbe, sono sicura, sono convinta, c'è molto da lavorare in questo senso, comunque sono certa che potrebbe risollevare le sorti di tutta la Val di Nievole. La dottoressa Loredana Lignola, psicologa del Comitato Scientifico della Fondazione, ha dato stamattina un'anticipazione di quello che dirà oggi nel pomeriggio in occasione della presentazione ufficiale del libro intitolato Tre zollette per Pinocchio di Katia Nocentini, che stamani autrice del libro, che stamani era presente, ma che ovviamente sarà a disposizione del pubblico nel pomeriggio per parlare di questo libro. Anche noi, per i nostri telespettatori, vorremmo da te una piccola anticipazione e poi la chiederemo anche a Katia. Ok, Tre zollette per Pinocchio è il libro di Katia Nocentini che verrà presentato oggi pomeriggio qui al Parco di Pinocchio. E l'autrice si è ispirata al romanzo di Pinocchio che ha letto quando era appena bambina e ha avuto un'intuizione molto geniale: dividere il libro in tre parti. Infatti il 3 è un numero molto ricorrente nella fiaba di Pinocchio. Nella prima ci sono delle filastrocche, poi ci sono delle piccole perle di curiosità ed altre sono degli episodi ispirati e rivisitati alla storia di Pinocchio. È molto interessante e anche divertente, e si aggiunge come un elemento in più da un punto di vista educativo, da un punto di vista formativo per l'adolescenza. Oggi che si festeggia la giornata dell'UNICEF per l'adolescenza e per l'infanzia, aggiungere alla creatività che tanto è mancata in questo periodo di pandemia anche quell'aspetto che riguarda la memoria e farlo in maniera divertente, perché una filastrocca è anche una cosa molto divertente. Grazie. Clara Mallegni è un'artista conosciutissima dai nostri telespettatori, la seguiamo la sua arte, le sue mostre da tanti anni, ne abbiamo seguita anche una importantissima qua a Collodi prima del Covid, oggi è qua come rappresentante del Touring Club. Spiega ai nostri telespettatori che collegamento c'è fra Pinocchio, Collodi e il Touring Club. Beh, io esprimo la mia piena soddisfazione per questa esposizione patrocinata dal Touring Club italiano come rappresentante. E mi si consenta anche a livello personale, perché ho questo legame artistico che mi lega appunto a Collodi e a Pinocchio da ormai molto tempo. Obiettivi del Touring per il 2022 sono sicuramente la valorizzazione del patrimonio culturale e territoriale e la collaborazione con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi ne è sicuramente una forte testimonianza. Quindi l'Italia è un patrimonio meraviglioso, prendiamocene cura. Emiliano Landi è il curatore della mostra, i nostri telespettatori, almeno quelli che ci seguono ogni sera, ricorderanno una mostra realizzata nel mese di luglio a Peretola, nella piazza dove si dice sia stato ambientato il teatrino dei burattini di Mangiafuoco. Allestì una corposa mostra con tante opere, tanti artisti partecipanti. In quel frangente io riuscii a metterle immediatamente in contatto col dottor Bernacchi e da quel piccolo contatto telefonico è nato questo straordinario evento di oggi, del quale vorrei ci parlasse Emiliano nel presentare ai telespettatori la mostra. Questa mostra l'abbiamo fatta in un primo momento a Peretola il 10 luglio, che veniva di sabato. Inizialmente l'avevamo pensata per il 7 luglio, perché il 7 luglio nasceva Pinocchio di 140 anni fa. Io, diciamo, sono il curatore dell'evento, ringrazio in particolare
proprio tutti gli artisti, mia moglie che per l'occasione presenterà un libro intitolato Tre zollette per Pinocchio. E niente, questo è tutto quello che posso dire. Ringrazio le forze dell'ordine che ci hanno permesso una serata molto bella con in sicurezza, e ringrazio ancora Fabrizio che mi ha dato l'occasione di partecipare a trovarmi in contatto qui con Collodi. Ringrazio Adele che è la nostra, il mio punto di riferimento per quanto riguarda il parco, il presidente e tutto lo staff. Grazie a tutti, vi aspetto. La mostra durerà fino al 9 gennaio, che potete visitarla negli orari, diciamo, che il parco, sul sito del parco ci sono gli orari fino al 9 gennaio. Ringrazio tutti e ripasso la parola a Fabrizio, grazie. Ed eccoci con Katia Nocentini, autrice di Tre zollette per Pinocchio. Ci spiegherà, l'ha già fatto per il pubblico ma lo ripeterà anche ai nostri telespettatori, perché ha scelto questo numero 3, che è un numero ricorrentissimo nel libro di Pinocchio, e poi perché Tre zollette di zucchero, a cosa si riferisce questo titolo. Buongiorno e benvenuti a tutti alla nostra mostra intitolata Truccioli d'arte nel paese di Pinocchio. Abbiamo avuto i nostri artisti che si sono proposti con opere pittoriche e scultoree. Io sono una scrittrice e poiché la mostra ha avuto inaugurazione proprio il giorno 20 novembre, che è la giornata internazionale dell'UNICEF, ho deciso di far conoscere il mio libro che si intitola Tre zollette per Pinocchio. Tre zollette, trovandoci proprio nella patria di Pinocchio, sono rivolte a tutti i bambini del mondo che non sono molto fortunati come i nostri e che meritano come tutti una coccola, un'attenzione, una carezza. Sono tre zollette che assumono un significato pertanto simbolico e sono i pensieri, i regali che dedico ai nostri bambini, quei regali che non si possono scartare. E dentro il libro, del quale mostro la copertina, potete trovare tre sezioni. Una che riguarda le pillole di curiosità, che sono aneddoti ripresi dal testo originale di Collodi e da me reinterpretate. Poi una serie di filastrocche, questo per facilitare la memoria dei bambini più piccoli, e una serie di fiabe dedicata a tutti i bambini che, come Pinocchio, hanno avuto bisogno di una fiaba per addormentarsi. Spero che il libro sia di vostro gradimento e devo dire che è anche pieno di illustrazioni, questo fatto apposta per i bimbi più piccoli che ancora non sanno leggere. Il libro è stato tradotto in giapponese, francese, inglese e oltretutto abbiamo avuto la collaborazione di diversi artisti. Ci tengo a elencarli brevemente: Vanessa Russo, Camilla Titi, Willy Bergers, Silvia Serafini, Laura Cenni, Luca Nardi, Laura Mariotti, Roberta Faucci, Roberta Paci, Sara Baroncelli, Jasmine Romina Liguori, Mauro Baroncini, Deborah Fugi e il Centro Comunale L'Arca di Monte San Savino. Ringrazio in particolar modo il signor Davide Battistini della Sinapsi Group che ci ha fortemente sostenuto e incoraggiato in questo progetto. Mi ritrovo anche oggi in questa felice circostanza nel duplice ruolo, in quanto io sono la scrittrice di famiglia e mio marito Emiliano Landi è l'organizzatore di questa mostra. Vi mostro nuovamente la copertina, in quanto è stato realizzato un catalogo e messo in vendita al prezzo di 10 euro che comprende le opere di ben 40 artisti nella splendida cornice di Collodi, dove siamo stati accolti meravigliosamente con calore come se fossimo andati a casa di amici, e mi commuove molto questa cosa. Vi invito a venire a visitare la mostra
e non sono di parte se vi dico che merita. Merita sotto vari profili, sotto il profilo artistico, ma soprattutto sotto il profilo umano. È una grande famiglia che si è ritrovata, che ci ha messo il cuore e lo ha trasportato nelle proprie opere d'arte.